High Tech. Sul terreno nei pressi di Ginevra, in cui abita da circa 60 anni, Armand Rolfo cerca di godersi la pensione. A 85 anni questo ex meccanico si dedica alla lettura e al giardinaggio. Purtroppo però un problema ce l'ha, ed è molto rumoroso. Un decollo è spaventosamente rumoroso, ce ne sono di aerei che passano sopra la nostra casa. Fanno rumore e visto che la casa è di legno, il legno vibra. Darman, come nella decina di siti che stanno attorno all'aeroporto, l'associazione del vicinato ha piazzato microfoni per misurare il rumore 24 ore su 24. Tutti i rumori captati dal microfono sono misurati da un'apparecchiatura collegata e trasferiti automaticamente su un sito web che pubblica il picco dei decibel minuto per minuto. È quindi possibile risalire all'aeromobile che li ha emessi. Per esempio, gli 89 decibel misurati in quel giorno erano stati emessi da un Boeing 747 della Continental Airlines. Villa Roche, a sud di Parigi. Qui c'è una fabbrica di reattori per aerei. Qui, come altrove, si cerca di ridurre il rumore prodotto dai motori d'aereo. Questo è uno dei motori della classe CFM56-5 che viene montato sugli Airbus A320. La diminuzione del rumore su questo tipo di macchine dipende anche dall'aumento del diametro del ventilatore e del compressore, questa parte qui, per una questione di rendimento. Ma la cosa investe anche i livelli interni e comporta diversi lavori, per esempio i pannelli acustici. Questa è la qualità dei materiali. In 40 anni i meccanici sono riusciti a ridurre di 3 volte il rumore dei reattori, ma non basta. Bisogna rispettare le norme fissate a livello europeo, l'obiettivo di ridurre il rumore del 50% sull'orizzonte del 2020 in rapporto all'anno 2000. Per questo risultato le industrie hanno lanciato ampi programmi di ricerca con le università europee. Presso il Politecnico Federale di Losanna, Svizzera, si trovano le soluzioni più promettenti con l'uso delle membrane degli altoparlanti per captare l'energia sonora. Si utilizzano gli altoparlanti non per produrre suoni ma per assorbire i suoni e si pensa di applicarli ai reattori dell'aereo per assorbire il rumore. Visto che non ho un reattore a disposizione, vi propongo di andare in una sala insonorizzata. In questa stanza il suono diffuso viene riflesso e raggiunge i 110 decibel, ma quando si installano 2 grandi altoparlanti diminuisce a 94 decibel. L'altoparlante è un risonatore meccanico che si muove sempre di più a seconda della frequenza della risonanza, una frequenza alla quale vibra. Facendo questo può assorbire un po' di energia sonora, quindi l'onda acustica che mette in vibrazione le membrane viene in parte dissipata in modo meccanico. Immaginate di giocare a calcio. Se siete rigidi il pallone vi colpisce, rimbalza. Se invece accompagnate il suo movimento lo ammortizzate ed è quello che avviene con l'altoparlante e l'onda acustica. Le membrane degli altoparlanti che captano l'energia sonora saranno miniaturizzati e poi integrati nelle paratie del reattore. Dotati di un sistema elettrico, questi piccoli altoparlanti potranno adattarsi alle differenti frequenze sonore relative al decollo, l'accelerazione e l'atterraggio. Una tecnologia che sarà messa a punto in 10 anni. Sarebbe già una conquista. Per avere un cielo più silenzioso, bisognerà che le compagnie aeree rinnovino tutta la loro flotta. Keep us.